un debito di oltre 17 milioni di euro, oltre 1.000 cittadini in difficoltà, lo spettro del dissesto finanziario e alla fine il colpo di scena che porta verso il lieto fine. La vicenda degli espropri dei cosiddetti comparti edificatori, che per oltre 10 anni ha tenuto un ruvo di Puglia con il fiato sospeso, oggi non solo si avvia a una conclusione positiva, ma soprattutto apre in Italia una strada nuova per molte altre pubbliche amministrazioni di difficoltà per problemi analoghi. Con una decisione pressoché senza precedenti in Italia, infatti, la Cassa Depositi e Prestiti ha accolto la proposta del Comune di Ruvo e ha concesso all'ente un finanziamento di 7.300.000 euro non per realizzare nuove opere, ma per garantire il diritto alla casa ai cittadini meno abbienti e dunque in pratica per liquidare i proprietari di suoli espropriati nel 2001. Una soluzione complessa e innovativa che può aprire scenari in tutta Italia e che a Ruvo disinnesca quella che il sindaco ha definito un'autentica bomba sociale. In caso di dissesto per mancati pagamenti, infatti, le conseguenze sarebbero state pesanti per tutti i cittadini, ma in particolare il comune sarebbe stato costretto per legge a recuperare per intero la somma pagata per gli espropri, rivalendosi sugli inquilini destinatari delle case popolari realizzate su quei suoli. Il finanziamento consente invece al comune di smaltire non tutta, ma la quota più rilevante del debito complessivo. Il debito in questione riguarda la somma dovuta dal comune a un gruppo di proprietari di suoli edificabili espropriati nel 2001, somma schizzata a dimensioni gigantesche nel 2007, dopo una sentenza della Corte Costituzionale che, recependo un principio stabilito dall'Unione Europea, ha imposto che i suoli espropriati vengano indennizzati a prezzo di mercato e non a prezzi politici. Ora il Comune avrà 20 anni di tempo per restituire l'intera cifra e non sforerà il patto di stabilità, in quanto, impegnando tutti i soldi entro il 31 dicembre 2013, ha potuto usufruire completamente dello spazio ulteriore garantito dal decreto cosiddetto sblocca crediti. Dalle graduatorie del Ministero dell'Economia, lo spazio ulteriore concesso al Comune di Ruvo è uno dei più consistenti concessi in Italia. Finalmente pensiamo di fare una pacificazione cittadina, perché noi abbiamo perseguito questo risultato proprio perché l'abbiamo ritenuto ormai un problema sociale, come giustamente dice il sindaco, e che doveva essere risolta per il bene della città e delle persone, delle parti interessate. La città comunque può essere tranquilla, perché tutto, diciamo, il debito che abbiamo fatto con la Cassa Depositi e Prestiti sarà poi, come dire, risarcito dai soci delle cooperative, che hanno avuto comunque uno sconto, un abbattimento del debito del 25%.